Un'emergenza sociale che per la politica non esiste. A Messina circa 5.000 persone attendono da mesi l'avvio dei corsi di formazione previsti dalla legge voluta dal governo Meloni, che ha sostituito il reddito di cittadinanza con altre misure. Per ottenere il sussidio, poche centinaia di euro al mese, bisogna iscriversi a percorsi formativi che però la Regione Sicilia non ha mai attivato. E così tanti cittadini in età compresa tra i 18 e i 59 anni sono rimasti senza reddito di cittadinanza e senza altre misure di sostegno. Per le istituzioni il problema sembra non esistere, per chi lo vive è un dramma. Da gennaio il rappresentante di cittadinanza attiva Marco Bonanno evidenzia il problema e chiede che le istituzioni si sveglino. Il comune di Messina non ha competenze dirette, ma l'emergenza è sul territorio e, secondo cittadinanza attiva, dovrebbe sollecitare con decisione la regione. La legge che è stata fatta del centrodestra, dal governo Meloni, che dice di dare 500 euro a chi si iscrive ai corsi di formazione, è una emerita porcheria. So che l'ente che c'è alle mie spalle non è l'ente in grado di poter sistemare questa emerita porcheria fatta a 5.000 famiglie messinesi. Però qua dentro c'è la politica, qua dentro ci sono consiglieri comunali, ci sono assessori, ci sono anche un sindaco e ci sono persone che sono in contatto con la deputazione regionale e ci devono dire dove sono finiti questi soldi. Perché la regione siciliana a oggi non ha fatto partire i corsi di formazione e cosa peggiore, se è partito qualche corso di formazione, questo è ancora peggio. Perché vuol dire che hanno fatto entrare gli amici degli amici. Abbiamo gente, e vado contro i miei interessi, che solo perché ha un figlio disabile, come ce l'ho io, e altri due figli, oltre prendere la disabilità gravissima, oltre prendere l'accompagnatore, prende 1.300 euro. Significa che tra disabilità gravissima, accompagnatore e questi soldi arrivano a prendere 4.000 euro al mese, quanto un medico. Quindi ci abbiamo gente che prende zero e stiamo parlando di una fascia di gente che ha 50 anni, 55 anni, che difficilmente potrà trovare un lavoro. La cosa più vergognosa, ma in questi 9 mesi tutte le persone che rappresentano la politica, ma vi siete girati dall'altra parte.